Ciao a tutte, a tutti ben ritrovati. Ah, un videozzo, sono tanto contenta. Tanto tempo fa mi è stato richiesto di fare insieme a voi, diciamo, uno di questi porta carte, no? Che io ho fatto in modo molto semplice. Siccome una ragazza me l'ha chiesto anche sotto l'ultimo video, perché l'avevo inquadrato un attimino nel fare gli sticky note. Quelli semplici semplici, no? E procediamo con qualcosa di altrettanto semplicissimo, semplicissimo, il sistema ad elastici classico del TN, no? Del Traveler's Notebook. E siccome volevo comunque farmi per magari le carte quelle ancora non toccate, ecco, magari qua potrei mettere quelle lì fai da te, quelle che magari sono già strappate, le fotocopie, ecco, però magari quelle lì un po' più, diciamo, i digital kit che si scaricano, quelle nuove. Volevo mettere un nuovo quadernetto, ecco. Quindi mi sembrava giusto farlo con voi visto che mi è stato richiesto. Allora, l'unica scatola che per adesso sono riuscita a riciclare, a recuperare, diciamo, è questa qua dei Cornflakes, che è molto grossa. La apro così, qui, diciamo, io mi tengo, cioè, queste due parti sono quelle intere, questa sarebbe la spina che è enorme. Ora, se avessi tantissime carte, potrei anche pensare di tenerla tutta per intero o magari mettere molti elastici per magari fare delle cartellette per i ritagli, per delle cose. Però volevo fare una cosa molto molto semplice adesso, quindi andrò a pulire tutto il contorno, unire le due spine, cioè nel senso taglio a metà e unisco così diventa bello spesso. E poi vado a regolare anche le altezze perché secondo me sono un po' esagerate. Allora, quindi faccio una metà qui, 4 qui e ok, e vado a tagliare qui. Ok, dai, va bene. Adesso appena mi stringo avvicino anche un po' la telecamera perché siamo un po' lontani, eh. Allora, tagliamo via questo e questo. Tanto poi, come ripeto, devo ancora regolare le misure. Adesso vediamo. Di solito i digital kit sono un foglio della stampante, quindi potrei anche prendere la misura direttamente su un foglio classico della stampante. Là. Adesso lo potrei già unire e questo sarebbe poi lo spessore della mia spina. Mi tengo al di qua della piega, ovviamente, perché sennò poi farà fatica a piegare. E boh. Allora, potrei usare anche il Vinavil normale, però visto che qua è plastificato, preferisco il Flash Bond. Prossimo progetto assolutamente un Jan Journal, eh. La colla ovviamente 3 mesi ferma si è un pochino seccata, si è un po' asciugata, però va ancora bene. Mi ha stupito aver trovato intatte tutte le colle e anche il prodottino che contiene, sapete, no, il caffè d'orzo, non puzza per niente. Mi ha stupito tantissimo, pensavo proprio che essendo comunque un materiale organico, cioè un materiale alimentare, pensavo proprio che puzzasse dopo tutto questo tempo. Non avevo voluto buttarlo perché ho detto non si sa mai, magari inizio prima di quanto penso, ricomincio a fare le mie cose e invece poi no, insomma ci sono voluti 3 mesi, però non puzza per niente, quindi andiamo pure tranquille che non. Sapete, sto parlando di questo qua che io ho messo dentro la tinta, dentro il barattolo della tinta, quel nostro prodottino per vintageare gli abbellimenti, diciamo le card, per fare quell'effetto molto antico. Vi linko il video perché magari qualcuno dice: ma di cosa sta parlando questa qui? Allora, adesso così mi va bene come spessore a me. Va benissimo, regolo la misura. Prendo un foglio della stampante, lo piego a metà, però calcolo che i digital kit hanno sempre un bordino da
ritagliare via. Quindi mi tengo precisa su questa misura, tanto andrà benissimo. Mi porto un pochino più in su e faccio in modo che di andare poi dritta, no? Quindi utilizzo questa parte qua per portarmi un po' più su. Ok. E adesso che ho il mio riferimento, per andare bella dritta, segno quest'angolo e quest'altro angoletto, e anche di qui vado dritta sul, calcolando sempre un po' la piega. Va bene, se vogliamo essere più sicuri tracciamo la riga, altrimenti possiamo direttamente tagliare. Avevo una grossa busta, vedete che è una busta questa, proprio qualcosa che avevo ricevuto per posta, era già decorata, anche vedete c'è anche il bollino proprio delle poste, l'avevo tenuta integra e avevo infilato questo dentro proprio, e poi avevo zigzagato tutto intorno perché mi sembrava più carino. Però adesso non ho una busta grossa così. Io ho ricevuto del pacco che vi avevo raccontato nel video precedente, questi tovaglioli molto, molto spessi da parte di Francesca, che tra l'altro ringrazio tantissimo. Forse non si sdoppiano neanche questi. Voglio provare a fare questa cosa qui, però questo diciamo che è l'esterno. Potrei piegarlo in dentro ugualmente e farlo per così, in modo che poi all'interno magari lo ricopro con della carta, un collage, qualcosa, essendo che c'è tutto questo giallo, oppure volendo potrei strappare via un po' di roba, però in questo caso per accorciare i tempi, diciamo, lo faccio da questa parte qua, tanto cosa cambia, poi all'interno farò altro. Quindi adesso voglio andare a mettere questo bel tovagliolo qui, e vediamo come risulta. Così, un lavoro molto molto semplice. Naturalmente userò il gesso trasparente, il gesso clear, trovate il video come gesso clear, solo che il mio buon proposito di chiamare tutto con i nomi italiani, ecco, va avanti, prosegue questa cosa, non è che me la sono dimenticata, eh. Allora, dai, quindi stendo, lo metto tutto per intero, se forma qualche pieghetta mi piace e va benissimo, quindi bagno tutta la mia superficie come sempre, spatascio, anche perché questo è davvero un tovagliolo spesso che non ho mai visto, non so che se siano fatti apposta per il decoupage o è adattato, diciamo, avendolo ricevuto in dono non so bene se si adatta al decoupage, e quindi è una prova. Ok, mi sembra che ho bagnato tutto bene, anche il gesso trasparente ha tenuto bene. Ok, andiamo. Accorcio un po' i bordi, questa parte qua, così volendo riutilizzo. Voilà, qua ce ne vuole tanta di colla perché fa le pieghe. Ok, l'ho asciugato schiacciandolo bene. E adesso vado a, ho pensato di ripiegarlo all'interno come fosse una normalissima carta, cioè faccio qua l'angolino
È talmente spesso come tovagliolo che penso che possa andare bene anche in questo modo un vinavil normale e ripiego. Così non bagno tantissimo ancora il cartone. Ok, per l'interno userei le mie carte fai da te, queste fatte proprio con carta pacco, e andrei a metterlo bene, è già di misura, cioè cosa voglio di più? Prendo però la mia, questa qui perché vedo che è un po' ribelle questo pezzo di carta, quindi vado a fissarlo. Ok, cerco di far uscire un po' d'aria, piano piano, non faccia troppe bolle. Ok, l'ho asciugato più o meno e adesso andiamo poi a migliorare il tutto. Però qui dove io farò il davanti voglio andare a staccare questo bonjour. Allora faccio così, metto la scritta bonjour, così. Una taghina e la damina, così. Poi qua farò passare l'elastico e magari ritaglio ancora qualche ricciolino qui. Ci starebbe bene una farfallina. Ne ho trovata una molto piccola. Sono sempre regali questi qui. Allora, quindi, anche questa non andava male, però è sempre molto grossa. Io ne volevo una molto piccola. Quindi vado a vintageare questa, perché se no neanche si vede, oddio. Sì. La faccio questa in decoupage, così rimane bella piatta piatta lì. Ecco. Però volevo metterci ancora un ricetto. Vediamo se riesco a recuperare solo questo particolare. Sempre in decoupage per il discorso dell'elastico.
E naturalmente non posso perdere l'occasione per fare un pochino di stencil anche qua, per riempire un pochino di parti, un po' in modo carino. Il centro e il retro no, quindi preferisco che resti pulito. Adesso, per essere asciugato veramente bene, voglio andare a fare un po' di zig zag tutto intorno. Ecco, allora ho fatto un pochino di zig zag, ma ho evitato questa parte qua perché non è che in questo caso qua lo preferivo così pulito. Allora, adesso vado a passare un po' di distress sui bordi, che quello ci va sempre. Ok, adesso voglio andare a mettere l'elastico in modo che la chiusura sia veloce, perché io quando devo prendere una carta non voglio né di snodare fiocchetti, né, cioè per me l'ideale è questo elastico qua, classico, delle, che questo qua addirittura non l'ho fatto, era proprio libero così, però o si apre. Quindi prendo più o meno una misura di 3 cm a circa un centimetro dall'alto e mi segno qui uno e anche qui faccio l'altro segnetto, che poi non vedo mai, e vado a forare. Anzi, sapete una cosa, anziché usare questo che fa il foro molto grosso, io vado a forare con questo, così mi terrò un pochino più delicata col foro. Prendo un tubolare, un elastico tubolare piccolino, non troppo esagerato, e lo infilo nel mio foro. Faccio così che faccio prima, Allora, non voglio fare nodi perché voglio incollarlo leggermente qui in modo che non faccia spessori. Faccio anche questa parte di qua. Direi che così va bene, perché poi un po' si riempie, altrimenti poi si piega malamente, non mi piace. Quindi adesso mi preparo due pezzi di carta per poter appiattire qui e qui, così non scappa poi, Schiaccio bene qua dove c'è l'elastico, così sparisce quasi, e se voglio mettere una taschina non dà fastidio. Già che mettere una tasca qui,
fatta molto semplice così. Allora, ok, è incollata bene. Adesso vado sul retro e mi faccio la misuretta del dorso e mi porto bene, cioè così per darmi dei punti di riferimento, quindi lo faccio di misura e vado a segnarmi dove voglio fare i fori e quindi vado a forare qui. Va bene, adesso prendo l'elastico. Non mi ricordavo più questa cosa dei tre elastici, eh. Oh, vabbè, dai. Allora, controlliamo che siano più o meno con tutti con la stessa tensione. Ok, lo annodo qui in basso perché mi dà fastidio che il nodo poi sia in mezzo. Ok, e in questo modo sì, abbiamo quattro elastici, ma veramente il contenuto è, cioè la loro capienza è di tre elastici, non è che... Ok. Là, ragazze, ero fuori allenamento con il sistema ad elastici, si è visto, sì. Comunque sia, è questo il concetto. Adesso vado a posizionare già un nuovo kit che ho comprato adesso su Etsy, che ve lo faccio vedere velocemente, mi è piaciuto perché era molto... molto colorato, molto primaverile, visto che insomma dai, fra un po' andiamo verso la primavera, anche se è un po' presto. Io mi sono portata avanti, non si sa mai che il mio prossimo progetto non sia già magari primaverile. E purtroppo ho queste mani asciuttissime, secche, che non mi consentono di girare le pagine come voglio. Bene, è un pelino più piccolo del foglio per intero, vedete com'è? O sono io che ho sbagliato qualcosa nella stampa? Comunque è un po' più piccolo. Vabbè, non fa niente. Io adesso sul retro, come sempre, ho fatto le mie pagine.
Ma non è detto che lo userò per fare delle pagine, magari anche solo del semplice collage. Io qui non faccio una piega tanto decisa, voglio solo fare in modo che sia lì in ordine, e anzi potrei farle tutte insieme, una alla volta le faccio anche tutte insieme, tanto io so che questo kit qui, non so se è Liana Scrap o qualcosa del genere, comunque così non c'è nessuna collaborazione, niente di che, però vi metto il link nell'info box se vi piacciono particolarmente queste carte là, e così avrò sempre il mio kit. Ok, ragazze, è tutto. Adesso poi magari mi suddivido, appunto, come avevo detto, le carte belle, intere, integre, e magari così faccio due organizzazioni diverse. Ok, è comodo perché sta lì in piedi nella nostra libreria, si può scrivere andando per argomenti, magari uno può scrivere qui non so, primavera, estate, autunno, colori, Natale, Capodanno insomma può dividersele un po' per argomenti, per organizzazione. Spero che il mio progettino, la mia organizzazione di oggi, questo progettino vi sia piaciuto. Poi uno può farselo in stoffa o come in questo caso con una semplice busta, riciclando, oppure farselo un pochettino più carino con la carta scrap e tutto, uno lì, dipende dai gusti, se vi piace l'idea. Vi saluto qui, vi ringrazio di essere stati con me, vi mando un mondo di baci e tanta tanta positività, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.